Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vorrei rispondere alla domanda che cos'è la filologia, in modo tale da spiegare magari in una maniera un po' semplice, un po' per tutti, che cosa sia questa disciplina, che magari molti che non hanno neanche fatto liceo classico non hanno neanche sentito nominare, dato che è abbastanza ignota. Allora, per spiegare cosa sia la filologia, partiamo da un assunto abbastanza semplice, un'osservazione che tutti prima o poi avremo fatto. Che cosa pensiamo noi quando leggiamo un qualsiasi libro? Cioè, noi diamo per scontato quando leggiamo che leggiamo un testo così come è stato voluto dall'autore. Cioè che quando leggo il romanzo di un autore contemporaneo, lo leggo così come lui l'ha pensato e così come lui l'ha scritto. E perché facciamo questo? Perché dietro sappiamo che c'è una casa editrice che ha preso in consegna il testo scritto dall'autore, molto probabilmente a computer, a PC, l'ha controllato. E poi l'ha stampato, l'ha pubblicato così come l'autore voleva. Questo però è stato possibile, è possibile solo grazie ai mezzi che possediamo oggi. Ma che cosa succede, cosa è successo con le opere che sono state scritte e pensate prima dell'arrivo della stampa? Quindi prima che Johann Gutenberg nel 1455 portasse, cioè facesse sviluppare in Europa la stampa a caratteri mobili. Ecco, la filologia rientra proprio in questa situazione, cioè la situazione in cui vogliamo recuperare delle opere scritte da autori precedenti al 1455 e recuperare i loro testi nella forma più vicina possibile a quella voluta dall'autore in origine. Partiamo da questa domanda. Come ci possono essere arrivate le opere di questi autori? Perché noi comunque sappiamo, andiamo in qualsiasi libreria e troviamo opere di Dante, Boccaccio, Petrarca, giusto per citare i propri più grandi autori vissuti prima di della stampa. Ebbene, noi abbiamo le loro opere tramite delle copie, ossia dei manoscritti o codici, quei grandi libroni in pergamena che si vedono anche nei film in televisione. Un gran numero di codici che sono copie di copie di copie di copie di queste grandi opere della nostra letteratura. Però, che cosa vuol dire copiare un'opera davvero? Beh, copiare un'opera vuol dire commettere errori. Infatti, basta pensare a quando magari dobbiamo copiare un tema dalla brutta alla bella, oppure io stessa, quando devo, scrivere gli appunti. Commettiamo degli errori di scrittura, per cui ad esempio magari una parola viene ripetuta più volte. A me capita ad esempio di scrivere banalmente molte molte di fila. Questo è un errore di dipilografia. Oppure a volte succede il contrario, che ci scordiamo delle lettere o magari intere parole, perché magari col pensiero siamo già andati avanti, stiamo già leggendo le parole successive e ci scordiamo di qualcosa, di una lettera, di un pezzo. Questo è un errore di apografia. Oppure possiamo fare un errore polare, che significa io penso una cosa, però scrivo il suo opposto, quindi sto pensando clima freddo, ma scrivo clima caldo. Beh, capiamo che se questi errori si susseguono all'interno di un testo, rendono la lettura del testo molto problematica, comunque lo corrompono, ci allontanano sempre di più da quello che era il volere dell'autore. Inoltre aggiungiamo che i copisti non avevano un atteggiamento, diciamo, come può essere il nostro nei confronti del testo che sappiamo essere scritto di un autore. Infatti, molti copisti avevano un atteggiamento un po' più libero, per cui magari se si accorgevano di qualcosa che a loro sembrava un errore nel testo, oppure c'era proprio una lacuna materiale perché mancavano delle parole a causa della consunzione della copia da cui stavano copiando,
intervenivano sul testo e quindi possiamo trovare copisti che magari rimaneggiano certe parti perché le ritengono degli errori oppure colmano delle lacune senza magari lasciare una nota per iscritto del loro intervento e tutto questo si sedimenta sul testo e il testo dell'autore quindi viene coperto da tutti questi interventi successivi perché dobbiamo pensare che la copia non è in genere solo una, ma in genere sono copie di copie di copie. Allora, è in questo contesto che entra in azione il filologo. Il filologo qual obiettivo ha? Ha l'obiettivo di cercare di scrostare tutti questi strati, di diciamo correggere, cercare di togliere tutti questi errori che non sono imputabili all'autore, ma ai copisti che ne hanno trascritto l'opera, per riuscire a tirar fuori il testo nella versione più vicina possibile a quella che è stata la volontà dell'autore. Nei prossimi video, vorrei farvi degli esempi, proprio dei casi concreti, di come ci sono state tramandate alcune opere portanti della letteratura italiana e farvi capire le problematiche, nella trasmissione di queste opere e, qual è stato il ruolo dei filologi all'interno per riuscire a riottenere un testo vicino alle volontà dell'autore. Allora, al prossimo video!